mostri pagani e versi strani. Ci occupiamo di questi due temi che sono tra quelli fondamentali del canto nono dell'Inferno di Dante. Un canto che si caratterizza per la sua stranezza, stranezza che viene esplicitata dallo stesso autore a un certo punto del canto e che si svolge di fronte alle porte di Dite. Che cosa è successo nel canto ottavo? Dante e Virgilio, dopo aver attraversato la palude Stigia, si vedono negato l'ingresso alla città di Dite. I diavoli si schierano, rifiutano il consueto lasciapassare di Virgilio e in qualche modo tengono fuori i due poeti dalla porta della città di Dite. Il canto nono si apre proprio con la disperazione della nostra guida, Virgilio. Lo vediamo qui, attento, si fermò come un cascolta che l'occhio non poteva menare a lunga per l'aere nero e per la nebbia folta. Pur a noi converrà vincer la punga, cominciò el, se non tal se non ferse, oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga. Vediamo un Virgilio titubante, un Virgilio che attende l'aiuto di un tale che dovrebbe arrivare dal cielo. L'aere è nero e la disperazione domina i due poeti. Virgilio in primis, che dovrebbe essere la guida che rassicura Dante, e lo stesso Dante a questo punto avanza un timido dubbio sulle competenze di Virgilio in quanto guida infernale. Che cosa succede subito dopo? Capita che appaiono sulle mura della città di Dite, le furie, Tisifone, Megera e Aletto, che minacciano, i due poeti. Non solo, la minaccia diventa ancora più grave quando queste prospettano l'arrivo di Medusa, che dovrebbe pietrificare il vivo Dante. Ecco che a questo punto, Virgilio copre gli occhi di Dante per evitare la sua pietrificazione. Nella sequenza di questi eventi, ecco che qui si colloca, come vi dicevo prima, quell'appello di Dante al lettore: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. E la stranezza di questi versi giunge al suo culmine, proprio con questa apostrofe al lettore, che poi viene conclusa dall'apparizione di un messo celeste che arriva e disperde i diavoli e riesce con il tocco di una piccola verghetta ad aprire le porte della città di Dite. Ecco che quindi noi ci troviamo di fronte probabilmente a quella che è una lunga allegoria, o meglio, una sequenza di avvenimenti che dobbiamo spiegare anche in termini allegorici. Visto lo scopo di questa comunicazione, noi cercheremo di cogliere soprattutto quelli che sono i riferimenti al mondo classico, perché in questo canto, questa è la teoria, la tesi che cercheremo di mostrare, noi abbiamo anche il superamento del mondo classico, o meglio, una rilettura di alcuni episodi del mondo classico che devono in qualche modo guidarci nell'interpretazione del canto. Allora seguiremo quelli che sono i punti fondamentali che abbiamo già evidenziato. Innanzitutto il dubbio di Dante, ossia l'oscuro passato di Virgilio, come l'abbiamo intitolato, vedremo a cosa ci riferiremo. Poi i mostri pagani, appunto l'apparizione delle furie e di Medusa, e poi l'appello agli intelletti sani, domandandoci che cosa significhi avere un intelletto sano e soprattutto qual è il velame che occorre superare. Poi abbiamo il misterioso messo celeste, la cui identità non viene rivelata, ma le cui caratteristiche ci riportano ad alcuni archetipi abbastanza chiari. E poi nelle ultime due porzioni di questa breve comunicazione, io cercherò in qualche modo di trarre qualche conseguenza. Un bivio epico, cioè i vari incroci intertestuali che si snodano proprio di fronte alle porte della città di Dite, qual è la strada che sceglie Dante. E poi, nell'ultima porzione, oltre la soglia, cioè il superamento delle porte della città di Dite, avanzeremo timidamente qualche interpretazione complessiva di questo canto. Ma cominciamo subito quindi con il
il primo punto, ossia l'oscuro passato di Virgilio. E cominciamo da quel dubbio di Dante che abbiamo visto in precedenza. Ed eccolo espresso qui, in questo fondo della trista conca, dice Dante, discende mai alcun del primo grado che sol per pena ha la speranza cionca? Ecco che il nostro Dante avanza il dubbio con una certa diplomazia, cioè è mai sceso qualcuno del limbo fino a questo punto dell'inferno? La sfiducia di Dante è velata, ma forse varrà la pena per noi soffermarci un attimo su quella che è la natura del dubbio. È mai sceso fino al fondo dell'inferno chi ha per pena solo la sottrazione della speranza? E a chi si riferisce a questa sottrazione della speranza? Si riferisce evidentemente, soprattutto, ai personaggi del mondo antico. Qualcuno del mondo antico è mai riuscito a scendere fino al fondo dell'inferno? Vedremo che questa domanda posta in questi termini avrà la sua importanza nel seguito del canto. Che cosa significa? Ci sono grandi personaggi del mondo antico, come ci ricorda lo stesso Virgilio nel terzo del Purgatorio, che hanno come unica pena la mancanza di speranza. Tra questi lo stesso Virgilio, Aristotele, Platone e molti altri, dirà poi Virgilio nel terzo canto. Il mondo antico è mai riuscito a percorrere questo cammino? La domanda cercheremo di chiarirla in seguito. In questo momento preciso non possiamo che notare che questa domanda rimanda all'ipotesto per eccellenza del viaggio dantesco, ossia il sesto libro dell'Eneide. In particolare una domanda simile viene rivolta da Enea alla Sibilla quando l'eroe si trova di fronte al bivio che conduce a destra alle porte della città di Dite e alla sinistra al Tartaro. Lì Enea chiede alla sua guida quali siano le pene che là dentro al Tartaro subiscono le anime. Ci troviamo di fronte a una situazione molto simile a quella che abbiamo incontrato nel canto terzo dell'Inferno. Enea sente queste urla e queste grida ed è sconvolto da esse e ne chiede ragione alla sua guida. È la stessa situazione che noi abbiamo incontrato fra Dante e Virgilio nel terzo dell'Inferno. Ecco che qui ci troviamo di fronte a una sorta di nuovo inizio. Comunque, in quel passo particolare dell'Eneide, la Sibilla ribadisce che quella soglia, la soglia del Tartaro, non si può attraversare, ma lei conosce quello che c'è di là del muro grazie alla istruzione che ha ricevuto da Ecate. Non può nessun pio, dice il verso che abbiamo riportato, calcare l'empia soglia, ma quando Ecate mi pose a custodia dei boschi d'Averno, lei stessa le divine pene narrò, mi condusse per tutto. Ecco, arriviamo invece alla conoscenza di Virgilio, che viene esplicitata nei versi successivi. Virgilio racconta un episodio che ha lasciato perplessi tutti i commentatori fin dal Medioevo. Invece di proporre una conoscenza divina, in qualche modo sulla falsariga di quanto dice la Sibilla, Virgilio racconta che la sua conoscenza del basso inferno deriva da un episodio di necromanzia. La magatessa, la Eritone, lo ha evocato per trarre dal cerchio dei traditori un'anima non meglio specificata. Ecco quel passo. Verè che altra fiata qua giù fui, congiurato da quella Eriton cruda, che richiamava l'ombre a corpi sui. Di poco era di me la carne cruda che ella mi fece entrare dentro a quel muro per trarne un spirito del cerchio di Giuda. Quello è il più basso loco, il più oscuro e il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben so il cammin, però ti fa sicuro. Ecco, l'episodio ovviamente è una citazione, un riferimento alla farsaglia di Lucano, in particolare al libro settimo, dove Lucano racconta che questa stessa maga, cioè Eritone, richiamò nel corpo di un soldato morto la sua anima perché predicesse a Sesto Pompeo l'esito della battaglia di Farsalo. La scena è terribile in quel passo perché gli inferi si oppongono e questa maga disumana letteralmente forza i demoni infernali perché le obbediscano. Dante, anche questa è un'invenzione che colpì molto
i diretti discendenti del poeta, Jacopo Alighieri, per esempio, e Pietro di Dante, tra i primi commentatori, immagina che Eritto abbia similmente operato anche altre volte, in questo caso servendosi del più che disponibile Virgilio. Ecco, antichi e moderni sono infastiditi da questo Virgilio al servizio delle forze demoniache e cercano di giustificare in vario modo questo oscuro passato del poeta. Addirittura Pietro di Dante arriva ad ipotizzare che si tratti di una bugia bianca del nostro Virgilio per rassicurare Dante in quell'occasione. Ecco, noi torneremo su tutte queste implicazioni. Per il momento però ci basti evidenziare queste cose. Allora, intanto la citazione di Lucano sposta momentaneamente l'ipotesto dall'Eneide, che siamo abituati a prendere, diciamo così, come testo di riferimento anche per le conoscenze dantesche sull'aldilà, alla Farsalia di Lucano. E questo, vedremo, avrà la sua importanza. La seconda cosa che dobbiamo assolutamente per il momento notare è cosa ha a che fare Virgilio con questa terribile necromanzia. Cioè, Virgilio a questo punto non è stato disponibile soltanto nei confronti di Beatrice, come abbiamo incontrato nel canto secondo dell'Inferno, ma anche nei confronti di una maga pagana, di una maga disumana, come l'abbiamo definita prima, perché l'episodio del settimo della Farsalia dimostra tutta l'impietà di questa maga. Per il momento lasciamo in sospeso questi elementi. Virgilio che scende al fondo dell'inferno per trarne un'anima. Ecco, passiamo invece al secondo elemento caratterizzante di questo canto, ossia l'apparizione dei mostri pagani. Ed eccoli qui che arrivano nei versi immediatamente successivi. È l'apparizione delle furie sulle torri della città. In un punto furon dritte ratte, tre furie infernali di sangue tinte che membra femminine avieno e atto, e con idre verdissime rancinte, serpentelli e ceraste avian per crine onde le fiere tempe erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine. Questa è Megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro e a letto, Tesifone è nel mezzo. Ecco, Dante prende in questo caso di nuovo da Virgilio, ma anche da Ovidio, le caratteristiche di questi mostri. Abbiamo visto quindi tinte di sangue con serpenti sul capo, cinte da idre verdissime, e sono le meschine, ossia le servitrici di Proserpina. Questa descrizione sembra una ripresa anche dalla Tebaide di Stazio, che è tra i possibili ipotesti anche in questo caso, e vedremo che il riferimento a Stazio, oltre ad essere un poeta importante per Dante, come scopriamo nel ventunesimo del Purgatorio, il riferimento a Stazio può essere ricollegabile ancora una volta a Lucano. E comunque, per il momento basti questo, possiamo cercare di vedere che cosa possono significare queste furie che appaiono sopra le mura. Per la mitologia greca le furie rappresentano i rimorsi, ma questo viene filtrato nel Medioevo in vario modo. Gran parte delle notizie mitologiche arrivano al Medioevo per il filtro di Lattanzio e subiscono una rilettura, diciamo così, allegorica, come è normale. Per i commentatori più antichi le tre furie rappresentano la superbia, e questo è un elemento che recupereremo dopo. Per Buti invece sono le perturbazioni della mente, ecco, il turbamento, la paura è quello che in qualche modo ha caratterizzato l'interpretazione di queste furie, soprattutto presso i moderni. Pietro Bono vede nelle tre furie le tre disposizioni al male, la violenza, la frode e il tradimento. Per Torracca invece sono rappresentano l'ira dell'inferno per i dannati che sfuggono all'inferno, cioè per coloro che riescono a salvarsi. E vedremo che questo giustificherà la lamentela successiva delle furie per l'andirivieni a cui hanno assistito nei gironi infernali. In particolare si riferiranno, vedremo, alla visita di Teseo negli inferi.
per Bosco, che riprende in qualche modo l'interpretazione di molti degli antichi, rappresentano i rimorsi dell'anima. Sicuramente queste tre furie vanno probabilmente interpretate anche alla luce della apparizione successiva di Medusa, o meglio della minaccia di questa apparizione. Eccola qui. Con l'unghie si fende a ciascuna il petto, battiensi a palme e gridavansi alto, chi mi strinsi al poeta per sospetto. L'atteggiamento di queste furie spaventa tremendamente Dante. Si fendono le unghie con il petto, scusatemi, è il contrario, si fendono il petto con le unghie e lanciano urla. Soprattutto una di loro dice questa frase: «Venia Medusa, silfa em dismalto», dicevano tutte riguardando in Giuso, «mal non vengiamo, intesero l'assalto». Le furie vogliono in qualche misura vendicare l'assalto di Teseo. Che cosa è capitato? Come sappiamo dal mito greco, Teseo è sceso agli inferi per liberare l'amico Pirito. Però, come dire, solitamente Teseo viene poi preso prigioniero dagli inferi. In effetti noi nell'Eneide, nel sesto libro dell'Eneide, al verso 617, lo troviamo ancora prigioniero. Ci viene detto che siede e in eterno siederà nell'Ade. Qua invece siamo già in una fase successiva, perché come sappiamo il mito si completa poi con la discesa di Eracle agli inferi, che libera Teseo e rapisce Cerbero, il cane infernale. Ecco, le muse sembrano lamentarsi proprio di questo, del fatto che l'inferno è già stato violato ed esse vogliono pietrificare in qualche modo il nostro pellegrino per evitare che ricapiti ancora questa violazione. Viene a questo punto chiamata Medusa che dovrebbe pietrificare il nostro pellegrino. In che cosa consiste la minaccia di Medusa? Allegoricamente, secondo gli antichi, questa Medusa dovrebbe rappresentare il terrore che pietrifica. Sempre secondo Buti, che è un leggermente spostato rispetto al Medioevo, è un, diciamo così, Medusa rappresenterebbe la dimenticagione e l'ignoranza. Secondo i moderni, rappresenta la disperazione che ancora una volta pietrifica e blocca nell'Ade. La minaccia di Medusa ha anche, diciamo così, un'implicazione intratestuale, diciamo così, nei testi danteschi, perché noi la sequenza di rime assalto, smalto, alto la ritroviamo anche in Io son venuto al punto della rota, che è il componimento 100 delle rime di Dante, che è riferito proprio alla donna Petra. Siamo all'interno delle rime petrose. Qualcuno ha addirittura supposto che Medusa possa rappresentare una sorta di tentazione sensuale, la tentazione dei sensi che bloccherebbe Dante all'interno dell'inferno. Noi possiamo, diciamo così, sottolineare forse anche un'implicazione di tipo filosofico, che riprenderemo verso la fine del nostro breve discorso. La donna Petra dovrebbe rappresentare anche la filosofia, o meglio, il traviamento, il tradimento che ha colto Dante dopo la morte di Beatrice. Ecco, allora non è escluso che questo riferimento intratestuale ci possa far leggere questa Medusa anche come una sorta di rappresentazione mitologica della donna Petra, cioè di colei che in qualche misura tiene fermo, blocca anche l'intelletto di Dante. Torneremo su queste cose in seguito, proseguiamo adesso nel nostro viaggio, perché subito dopo noi troviamo l'appello al lettore. Ecco, gli intelletti sani. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani.
L'appello si riferisce a quanto è stato già raccontato o a quanto seguirà? Questo è il primo dubbio che dobbiamo fugare, cioè i versi strani a cui fa riferimento Dante sono la discesa dei diavoli che in qualche modo bloccano Dante, sono diciamo così, l'apparizione delle furie, la minaccia di Medusa, oppure l'arrivo del nesso successivo. Forse l'interpretazione più sensata è quella che vede questi versi riferiti ad entrambe le parti del racconto, anche se commentatori molto autorevoli, come Bosco, per esempio, sono convinti che questo appello voglia puntare l'attenzione sull'arrivo del messo, esattamente come vedremo capita nell'ottavo del Purgatorio, in cui abbiamo un appello al lettore appena prima dell'apparizione di due angeli. Dobbiamo notare che è il secondo appello nel giro di pochi versi, perché il primo noi l'abbiamo incontrato nel canto ottavo ed è proprio qui. La risposta alla domanda che cos'è un intelletto sano? Questo è quello che dobbiamo in qualche modo chiederci. La risposta a questa domanda noi la troviamo nel quarto trattato del Convivio, al capitolo 15. Lo nostro intelletto, dice Dante, sano dire si può quando per malizia d'animo e di corpo non è impedito nella sua operazione. Ecco, questo è un elemento decisamente importante perché ci viene detto che l'intelletto è sano nel momento in cui non è bloccato da tre orribili infermitati. E il fatto che le infermitati siano tre può risultare per noi particolarmente suggestivo. Queste infermità vi sono la iattanza, ossia la presunzione, l'ostinazione vile e la fantasia lieve. Che cosa rappresentano questi tre impedimenti? La iattanza, l'ostinazione, la fantasia lieve sono quelle che ci impediscono di capire un messaggio culturale o filosofico che ci viene trasmesso, cioè è il momento in cui l'animo non riesce a leggere al di là delle parole e rimane fermo sulla superficie delle cose. Come osserva Mazzotta, che è un dantista italo-americano, italiano di nascita ma di formazione statunitense, è un allievo di Robert Hollander. Ecco, Mazzotta osserva che la formula intelletto sano noi la ritroviamo nei padri della Chiesa per definire le menti che sono capaci di penetrare il senso delle scritture, al contrario degli eretici, ad esempio. Gli eretici fraintendono il senso delle scritture e noi dobbiamo ricordare che l'eresia è proprio il peccato che vedremo punito subito al di là delle porte della città di Dite. Forse allora anche Medusa, la minaccia di Medusa che pietrifica, può andare in questa direzione. L'intelletto sano è una mente non pietrificata, che riesce ad andare al di là della lettera che uccide, come diceva San Paolo nella seconda epistola ai Corinzi, che riesce a leggere al di là dell'episodio quello che è il messaggio allegorico prima, anagogico poi, che il poeta ci vuole trasferire. Arriviamo quindi alla venuta del nostro messo, che scende dal cielo e fa fuggire i diavoli come rane di fronte ad una biscia. Come le rane innanzi alla nimica biscia per l'acqua si dileguano tutte, finché la terra ciascuna s'avvica, vid'io più di 1.000 anime distrutte. Fuggir così dinanzi ad un calpasso passava Stige con le piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi che lì era da ciel messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno, chi stessi quieto ed inchinassi ad esso. Chi è questo misterioso messo? Beh, innanzitutto dobbiamo notare che il messo ha delle caratteristiche chiaramente cristologiche. Attraversa la palude Stigia con le piante asciutte, quindi cammina sulle acque. E poi è da ciel messo. Ecco, se questo personaggio è da ciel messo e adesso il nostro Dante si deve inginocchiare, allora con tutta probabilità
ci troviamo di fronte ad un angelo. Ma questo angelo ha ricevuto anche altre interpretazioni, intanto perché ha questo, si rimuove questo aere grasso, no? la caligine infernale dal viso, discende dal cielo e, come abbiamo detto dopo, è dotato di una piccola verghetta. Allora ci sembra che questa possa essere, anche i commentatori moderni l'hanno evidenziato, una citazione da Stazio, dal secondo libro della Tebaide, che a sua volta cita, vedremo, indirettamente Lucano, perché nella Tebaide si parla di Mercurio che ascende dagli inferi portando con sé l'anima di Laio. E nei versi successivi le anime, e questo è il riferimento a Lucano, si chiedono se l'anima di Laio sia stata evocata da una maga Tessala, e il riferimento è chiaramente ad Eritone, che noi abbiamo già citato. Quindi Dante cita Stazio in qualche modo nella sua allusione ad Eritone, ma una citazione da Stazio l'avevamo già evidenziata prima anche nella descrizione di Tisifone, no? Il verso 41 che rimanda ai versi 104-106 del primo libro della Tebaide. Allora forse dobbiamo pensare che in qualche modo dietro a questo angelo omesso del cielo ci sia anche un riferimento all'Hermes, cioè al Mercurio della Farsalia, scusatemi, della Tebaide, e in qualche modo ricollegabile alla Farsalia di Lucano. Vediamo che un altro collegamento che collega in questo caso Tebaide e Farsalia è il fatto che sia Eritto che Tiresia subiscono l'opposizione delle divinità infere. Eritone in particolare, a fronte della resistenza delle forze infernali, minaccia di chiamare un misterioso Ille, che viene solitamente interpretato con Mercurio, qualcuno dei commentatori moderni dice anche con Dioniso Zagreus, che però sarebbe appunto il tramite dell'anima di Laio nella Tebaide, poi, come abbiamo visto. Ecco, questo Ille misterioso è capace, ci viene detto in questi versi che incontriamo nella Farsalia, versi 744-49, ci viene detto che è capace di guardare la Gorgone negli occhi. Forse questo misterioso Ille è riecheggiato da quel tal Seneofferse che abbiamo incontrato al verso 8 proprio di questo canto 9. I rimandi, come vedete, sono tanti e complessi, e non è detto che siano tutti direttamente presenti al momento della composizione al nostro poeta Dante. In particolare ci inoltriamo su un terreno molto scivoloso quando parliamo della minaccia di Medusa, mi riferisco a quanto ha scritto Gianni Cerri, che in qualche modo vede nella minaccia di Medusa anche un riferimento all'undicesimo libro dell'Odissea, che difficilmente può essere inteso come un ipotesto dantesco. Quindi molto spesso il gioco dei rimandi e delle citazioni non è sempre detto che funzioni. Sicuramente, cioè, o meglio, ci inoltriamo su un terreno che è complesso e scivoloso. Sicuramente però in questo caso parliamo di autori che a Dante erano ben noti e che in qualche modo si rimandano a vicenda. Il Messo, dopo aver aperto la porta della città di Dite con una verghetta, e questa verghetta dovrebbe in qualche modo richiamare il caduceo, l'attributo tipico di Mercurio, così almeno segnalavano già Pietro di Dante e Benvenuto da Imola, si dilunga in un discorso che è suonato strano agli orecchi di molti commentatori, perché solitamente noi vediamo agire nel silenzio gli angeli, no? E quindi non sappiamo perché questo Messo
abbia voluto aggiungere questa piccola postilla alla sua missione. O cacciati del cielo, gente dispetta, cominciò Ellin sull'orribil soglia, ond'esta quel trapotanza in voi s'alletta? Perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo e che più volte va cresciuta doglia? Che giova nelle fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Ecco, vengono sgridate le forze infernali. Perché opporsi stupidamente, ostinatamente a quella che è la volontà del cielo? Questo discorso, che è apparso superfluo a molti commentatori, in realtà ci ricorda un particolare, ci ricorda il fatto che Cerbero è stato sottratto agli inferi. E chi è stato a sottrarre questo Cerbero? L'abbiamo citato prima, è stato Eracle. La discesa di Eracle era interpretata nel Medioevo come una prefigurazione della figura di Cristo e della liberazione, diciamo così, delle anime dalla schiavitù del peccato. Ecco allora che la missione di Eracle diventa una figura di Cristo. Qualcuno ha detto che questo messo è Eracle stesso, appunto, perché ricorda quello che ha già compiuto. Le interpretazioni, come vi dicevo, di questa figura che rimane nell'anonimato si sprecano, ma per noi sicuramente questa discesa di Eracle, questa liberazione, richiama quello che probabilmente è uno degli ipotesti più importanti per tutto l'episodio, cioè il Vangelo di Nicodemo. Nel Vangelo di Nicodemo noi abbiamo la discesa di Cristo agli inferi, dove libera appunto le anime dalla schiavitù del peccato. Questa discesa ci veniva già citata in qualche modo nel terzo canto dell'inferno, a fronte della porta degli inferi, che è stata da allora per sempre aperta. Ecco, la descensus, diciamo così, narrato nel Vangelo di Nicodemo, è un elemento fondante della Chiesa medievale, è ritenuto, al di là del fatto che per noi oggi il Vangelo di Nicodemo è un Vangelo apocrifo, è ritenuto però un elemento di fede, se pensiamo che il versetto discese agli inferi entra anche appunto nel credo apostolico. Allora attenzione a questa discesa per liberare le anime, perché di fatto rimanda a molti degli elementi che abbiamo evidenziato finora. Cerchiamo quindi di trarre un po' di conclusioni o di fare qualche osservazione su tutti gli elementi che abbiamo disseminato finora, perché questi versi effettivamente risultano strani anche per noi. Eccoci qui, un bivio epico. Perché un bivio? Perché noi ci troviamo di fronte a due cammini contrapposti. Nonostante sembri che il filo conduttore sia la discesa agli inferi, noi vediamo che le direzioni sono molto diverse. Abbiamo da un lato Teseo e Virgilio, Virgilio ovviamente il Virgilio evocato da Eritone, che cercano di discendere agli inferi per riportare i morti dagli inferi. Al contrario abbiamo il Nesso e Virgilio, questa volta stimolato da Beatrice, che hanno come missione quella di far scendere fino in fondo un vivo, per lui campare, cioè per riportarlo alla vita. Da un lato abbiamo la missione, diciamo così, fallimentare di Teseo e l'episodio oscuro, negromantico di Virgilio. Dall'altro invece abbiamo la direzione che dovrebbe, in qualche modo, portare Dante alla vera vita. A questo punto capiamo anche la contrapposizione tra due diversi modelli epici, perché i due modelli epici sono molto chiari per il nostro Dante. Da un lato abbiamo la discesa di Enea, che è voluta dal fato. Enea, volta a destra, come sappiamo, va all'Elisio, va ad incontrare quello che sarà il suo destino. Dall'altro abbiamo la posizione polemica di Lucano. Lucano, nel suo poema,
rifiuta l'ideologia del vincitore e anche l'elemento divino o provvidenziale, se vogliamo dire, presente nell'Eneide. In qualche modo Lucano abusa e stravolge il modello virgiliano invertendolo, no? L'anima che in maniera assolutamente cruda scende dagli inferi proclama poi la morte e la distruzione che seguirà alla battaglia di Farsalo. Dante sembra in qualche modo riprendere questa posizione polemica di Lucano e la riprende anche facendo vedere come il suo Virgilio possa essere stato abusato, no? L'episodio di Eritone forse ha questo senso, come dicevamo, sposta l'ipotesto dall'Eneide alla Farsalia. Ma in qualche modo, nel corso dell'episodio, Dante risistema le cose, riafferma il modello virgiliano, perché la via che Dante percorrerà sarà quella di Enea. La scelta di Dante e quella che impone il Messo sarà la via di Enea. Non è un caso, forse, che una volta passate le porte della città di Dite, per una delle due volte nell'inferno dantesco, i nostri due poeti voltino a destra e non a sinistra come fanno di solito. Forse anche questo può essere un ulteriore elemento che, diciamo così, riafferma una via epica rispetto all'altra. Dante in qualche modo cerca di sancire un nuovo modello che si innesta su quello virgiliano. Ristabilisce l'ordine, dicevamo, cambiando di segno agli ipotesti. Abbiamo il Virgilio negativo e poi il Virgilio positivo, che era quello di Enea prima e ritorna ad esserlo con Dante. Poi abbiamo la grazia, che è un elemento che dovremmo sicuramente considerare nelle conclusioni finali della nostra comunicazione. La grazia che scende dal cielo, arriva a sbloccare la situazione e a sbloccare lo stesso Virgilio, perché Virgilio non sa cosa fare di fronte alle porte della città di Dite. Dante rischia di rimanere fermo con gli occhi chiusi oppure pietrificato, di non riuscire a vedere la salvezza. Ed ecco invece che la grazia spalanca le porte del cammino di Dante. L'ultima suggestione che mi permetto di così inserire, anche se un po' cursoriamente, prima delle nostre conclusioni, è questa. E se le Furie e Medusa fossero delle filosofie anche? C'è un passo particolare, sempre nel trattato quarto del Convivio, ed è al capitolo 22, quando ci viene detto che le tre filosofie del mondo, le tre filosofie pratiche, diciamo così, del mondo antico, ossia lo stoicismo, l'epicureismo e la scuola del Peripato, sono equiparabili alle tre donne che vanno al sepolcro di Cristo e in quel caso incontrano un angelo che dice loro che il sepolcro è vuoto. Ecco, in qualche modo Dante con quell'episodio cerca di sottolineare come queste tre filosofie, pur dando delle ottime indicazioni di vita, diciamo così, non riescano ad arrivare al senso pieno dell'esistenza. Per loro il sepolcro è vuoto, non riescono a trovare Cristo. Allora, forse, le tre furie e l'immagine di Medusa che pietrifica possono rappresentare anche questo, la superbia intellettuale, il desiderio di cultura filosofica che però non riesce a portarci per il giusto cammino, non riesce a farci superare quella soglia che ci condurrà fino a Dio. Medusa, la donna che pietrifica e che ci tiene fermi anche, se vogliamo, sulla lettera, non ci fa passare il segno della lettera, ma Medusa anche donna pietra, cioè colei che in qualche modo ci travia dal vero cammino. Allora ecco che questo passare della soglia diventa particolarmente significativo. Addentriamoci anche noi oltre la soglia. La nuova categoria di peccati che noi troviamo al di là della soglia ha a che fare con l'intelletto. In particolare, subito dietro la porta, noi troviamo l'eresia. L'eresia è un peccato nuovo, estraneo, se pensiamo
al mondo antico. L'eresia è appunto un frutto della superbia intellettuale. Al di là della soglia noi incontreremo proprio Farinata, il Cavalcante, e Cavalcante Cavalcanti dirà: perché Guido non è qui con te? Che cosa? Se tu sei qui per altezza d'ingegno, allora dov'è mio figlio? Ecco, la superbia intellettuale è il peccato che viene in qualche modo punito al di là della soglia, ma è anche il peccato del mondo classico. È il peccato di Ulisse che rischia in qualche modo di contaminare lo stesso Dante. Dante, a fronte della domanda di Cavalcante, non potrà che ribadire che lui è guidato dalla grazia, colui che attende qua per cui mi mena, forse col guido vostro ebbe a disdegno. Ecco, il disdegno che si ha nei confronti della grazia, la mancanza di umiltà, la superbia, come qualcuno dei commentatori antichi sottolineava a proposito delle furie di Medusa, può essere quello che ci porta a, diciamo così, interpretare in questo senso la vicenda di Dante. Attenzione perché significativamente alla fine del canto appare un cimitero classico, diremmo così. Dante sembra dire che quel mondo, in qualche misura, è una sorta di luogo di, popolato da morti viventi. Cioè, Dante, pur subendo il fascino del mondo classico, pur avendo la memoria del mondo classico, supera quel modello. E forse noi, di fronte alle porte della città di Dite, ci troviamo veramente davanti a una rappresentazione in cui il mondo classico viene superato, i rischi che il mondo classico porta con sé vengono superati. Non stiamo parlando di discese agli inferi in cui i morti vengono riportati alla vita, stiamo parlando di una missione particolare in cui i vivi conquistano la vera vita. E questa è la differenza fondamentale tra Dante e i modelli epici che lo hanno preceduto. C'è una differenza di direzione, c'è una differenza di volontà, c'è una differenza soprattutto di intervento della grazia. Ecco, questo è quello che noi troviamo di là dalla soglia. Troviamo una necropoli, e Dante ce la descrive così, una necropoli del mondo antico popolata da morti viventi. È il rischio della superbia intellettuale che in qualche modo l'altezza d'ingegno porta con sé. Dante riesce a superare questo modello faticosamente grazie ad un aiuto che arriva dall'esterno. Forse questo è anche il velame dei versi strani che noi siamo invitati a superare, riuscire ad andare al di là della lettera, non fermarci, e forse diremmo non fermarci neanche di fronte al fascino dei testi classici, non fermarci di fronte alla forza del loro messaggio, ma riuscire ad andare al di là, riuscire a superare il modello classico per arrivare, diciamo così, alla vera vita e alla salvezza. Ecco, io termino qui la mia breve comunicazione, sperando di non aver accumulato troppi elementi, diciamo così, che sicuramente meriterebbero e avrebbero meritato un maggiore approfondimento. Io vi ringrazio per la attenzione e allego, diciamo così, in fondo a questa mia piccola comunicazione una breve bibliografia di riferimento. Arrivederci.